Il 12 dicembre del 1969 un'esplosione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano fermava il paese. Fermava un paese davanti a una evidenza che tutto quello in cui si credeva e si sperava potesse essere ormai acquisito non era tale. Il paese doveva interrogarsi sulla democrazia, sulla libertà, su un modo di stare insieme che era stato di nuovo messo in discussione dalla ferocia di questa bomba, di questa esplosione. Questa sera siamo qui in Casa della Memoria a Milano, a cui sede l'Associazione delle Vittime di Piazza Fontana, e tutti gli anni il 12 dicembre in questa casa succede una cosa meravigliosa: arrivano i ragazzi delle scuole medie, arrivano i ragazzi del liceo, e arrivano per sentire da Paolo Silva, da tutte le altre personalità che in tutti questi anni hanno lavorato proprio come persone che hanno vissuto direttamente questo tragico fatto, affinché non si dimenticasse non tanto un fatto della storia, non tanto la memoria delle vittime, ma quanto che non si dimenticasse quanto è urgente essere sempre vigili e fare in modo che la nostra storia rimanga ben salda su quelli che sono gli ideali di questo paese, gli ideali dei padri costituenti. Pochi giorni dopo il 12 dicembre a Milano si svolsero i funerali delle vittime. Le scene di quei funerali sono una pagina incredibile della storia di questa città. Furono funerali partecipatissimi, silenziosi. Ecco, io spero che questa sera questo concerto possa diventare un modo per volgere quel silenzio in musica, in pensieri propositivi, in fiducia e in speranza. Quel silenzio che aveva proprio lasciato questa città e questo paese attonito davanti alla violenza può oggi con la musica invece rinascere, riprendere a respirare, ridare a tutti i giovani che sono questa sera nelle loro stanze e non qui con noi, che sono nelle loro case con i loro genitori, l'occasione per parlare di noi, per parlare di oggi, per parlare di questo mondo che ha bisogno di loro, che ha bisogno della loro consapevolezza. Di solito loro vengono da noi, questa sera andiamo noi da loro nelle loro case. E io spero che questo lavoro attento che l'associazione ha sempre fatto in questo luogo, in Casa della Memoria, venga ricompensato questa sera nell'ambito di Cantiere Memoria da questo meraviglioso omaggio che la musica può fare a loro e a tutti noi. È un modo bello per stare insieme, per rimanere in contatto. Buonasera, questa sera vi presentiamo un repertorio tradizionale, classico, dal barocco fino a qualche brano appunto del Novecento, in questa formazione invece tutt'altro che classica, perché appunto questi due strumenti suonano spesso insieme, ma non così frequentemente appunto come questa sera, nel senso sono i due estremi della famiglia degli archi, appunto il violino e il contrabbasso, e vi proponiamo dei brani per quindi solista e basso continuo. Al violino c'è Archimede De Martini, io sono Andrea Scarpa, il primo autore che vi presentiamo è Girolamo Frescobaldi, un autore del Seicento, dal quale appunto abbiamo preso alcune canzoni di Frescobaldi per parte solista e basso continuo. Buon concerto. Thank you.
Bene, il prossimo autore è Arcangelo Corelli, è un autore del Seicento e proponiamo appunto La follia di Corelli. La follia è un tema popolare che molti compositori nella storia hanno sviluppato dal periodo barocco fino all'Ottocento, appunto per basso continuo e violino solo.
Thank you.
Bene, adesso dall'inverno di Vivaldi, concerto per violino. Facciamo appunto il tempo largo. Dalla prima sonata per violino solo di Bach, il primo tempo, adagio.
Bene, il prossimo brano con il quale chiudiamo è un brano di un compositore invece appunto del Novecento, di Astor Piazzolla, il brano è Oblivion e appunto vi proponiamo questa versione con contrabbasso e violino. Grazie a tutti. Thank you.